Quando entra all'auditorium del Museo del Violino, rimane a bocca aperta. Le esclamazioni di stupore non si fermano. Qu'est-ce que c'est? C'est fou. C'est extraordinaire. Quelle architecture incroyable. Felice e soddisfatta, Amélie Nothomb di essere a Cremona, unica tappa in Italia insieme a Milano, per presentare il suo ultimo libro, Ricardin dal ciuffo, tratto da una fiaba di Perrault, autore che ama tanto che aveva già realizzato una rilettura di Barba Blu. La giornata della scrittrice belga, autrice di bestseller tradotti in 45 paesi e vincitrice di tanti premi, era iniziata al liceo Manin, dove aveva incontrato gli studenti, poi un giro in città, in un laboratorio di liuteria, e in serata all'auditorium del Museo del Violino, dove è stata accolta da una folla adorante, introdotta dal sindaco Galimberti. Noi l'abbiamo incontrata nel pomeriggio, disponibile e vestita di nero, con cappello d'ordinanza come al solito, e subito ha mostrato il suo entusiasmo. C'est magnifique. J'ai l'impression que c'est un violoncelle géant. È la prima volta che vengo a Cremona, è stato uno shock e prima ho quasi avuto una sindrome di Stendhal. Questo auditorium è meraviglioso, sembra di essere in un violoncello gigante e io tra poco parlerò all'interno di un violoncello gigante. Questo nuovo libro, okay, torna dunque alle fiabe di Perrault dopo le precedenti, Barba Blu in particolare. Ecco, perché è tornata alle fiabe? J'ai grandi dans les contes de fées aussi bien. Sono cresciuta con le favole occidentali e le favole orientali, le ho lette a 13 anni come le ho lette a 33 anni e sono delle favole che ci fanno scegliere tra le morali, sono favole piene di crudeltà e è per questo che le amo. Queste crudeltà che contraddistinguono le fiabe, però si ha l'impressione che nel mondo occidentale i bambini vengono un po', diciamo, preservati da queste crudeltà e si idealizza e si crea per loro un mondo un po' ideale, è giusto? Je n'ai pas l'impression que ce soit vrai, j'ai l'impression que le monde des enfants est justement un monde d'une cruauté. Allora, i bambini, lo si sa, sono terribili, sono crudeli e tutti, io stessa ho sperato e mi sono augurata la morte di qualcuno e a volte ha anche funzionato e crescendo questa cosa non migliora, noi non diventiamo più buoni ma anzi peggioriamo e credo che le favole ci lasciano in qualche modo una via d'uscita. Le favole appunto ci dicono la verità, perché ci dicono che la vita è terribile ma c'è sempre una via d'uscita, con un po' di spirito, di spirito nel senso francese, cioè dell'intelligenza, si possono risolvere queste situazioni. È stato più difficile adattare questo libro o Barba Blu? Questo è stato un po' più difficile perché lavoravo esattamente come avevo lo stesso punto di vista di Perrault e si trattava di incarnare i personaggi. Un romanzo di estrema attualità perché è legato all'apparenza, all'immagine. C'est donc un roman terriblement moderne parce que c'est notre histoire. Ebbene sì, perché guardate, sulle copertine dei miei libri ci sono sempre, c'è sempre la mia immagine e essere scrittore non basta, bisogna anche avere l'apparenza dello scrittore. Il faut en plus avoir. Com'è andata questa mattina l'incontro con gli studenti a Cremona? Ça s'est extraordinairement bien passé. J'ai été fascinée par l'intelligence, la politesse. Sono rimasta stupefatta, è stato un incontro eccezionale con dei ragazzi estremamente educati, con una qualità della comprensione del francese fuori dal comune. Il più giovane aveva 15 anni, il più grande 18-19, erano ragazzi di quinta e tutti capivano quello che dicevo. Credo che se fosse successo in Francia un incontro di questo tipo, i ragazzi del liceo non avrebbero capito un autore italiano. Per chiudere, è molto severa con se stessa, anche come scrittrice si impone dei ritmi? Oui, je suis le tyran de moi-même et je suis pour moi-même un tyran épouvantable. Sì, io sono la tiranna di me stessa, un ego tirannico. Amélie scrive, si impone di scrivere tutti i giorni, dalle 4 alle 8 del mattino, tutti i giorni, anche quando è a Cremona, anche quando c'è la fine del mondo, perché è così che funziona. Ci sono 20 politici strani in Europa in questo periodo, c'è il rischio populismo, in Francia c'è il Front National, lei come la vede?
Al mio livello non posso dire granché, ma ovviamente sono preoccupata per quello, per i venti che stanno soffiando in Europa adesso, ma tutto quello che posso dire ai miei elettori è almeno di andare a votare, perché questo è importante. Grazie. Grazie tanto.